Oggi andiamo a parlare dei profumi più adatti per gli ambienti lavorativi. Piccola premessa, sono dell'opinione che in un ambiente lavorativo siano sconsigliati fortemente i profumi forti. Mi viene in mente Black Afghano, mi viene in mente Tuscan Leather di Tom Ford, questo genere molto molto forte. E anche profumi da clubbing, quindi profumi da serate in locali, mi viene in mente One Million, profumi del genere. In un ambiente lavorativo sono invece consigliatissimi, almeno io consiglio tantissimo, profumi inoffensivi, che vuol dire che hanno una funzione molto ben precisa. Ti fanno comunque inquadrare come una persona profumata in primis, poi andando a comprare determinati profumi che adesso vi presenterò, i colleghi intorno e le colleghe vi inquadreranno come una persona che comunque ci tiene al profumo. Quindi ho una lista abbastanza lunga di profumi che vi andrò a presentare. Ho fatto una classifica top 10, però poi ho dei profumi che voglio comunque menzionare nel video. Partiamo subito dalla decima posizione, dove ho inserito Thierry Mugler Cologne. Thierry Mugler Cologne, secondo me, è il profumo che riproduce alla perfezione una saponetta. Se non avete ancora visto il mio video dei profumi saponati, vi invito a vederlo, dove appunto ne parlo. E insomma, profumo saponato. Semplicemente sa di pulito, nella categoria è molto simile a Calvin Klein One, non come profumo ma come tipologia di profumo. Thierry Mugler Cologne al decimo posto, e volevo anche mettere al decimo posto Jaguar Pace. Questo è, al contrario di Thierry Mugler Cologne, un profumo che invece e per tutti coloro che vogliono una fragranza bagnoschiuma, per tutti coloro che vogliono un profumo che abbia tutte le caratteristiche di un odore di un bagnoschiuma, questo è uno dei migliori. E ciò che caratterizza questo profumo da un bagnoschiuma è il pepe nero, che gli dà quell'aspetto dinamico in più rispetto a un semplice bagnoschiuma. Jaguar Pace forse è il più economico della lista. Non ho posto Sauvage Eau de Toilette, l'ho messo al nono posto perché ormai è un profumo, come ho detto nei video precedenti, strausato, stracomprato, strapopolare. E l'ho voluto mettere comunque in classifica perché fa il suo lavoro eccellentemente. Lo metto ancora io anche tranquillamente, non solo quando vado al lavoro ma anche in altri contesti. Niente da dire, ragazzi. Sauvage di Dior non ha bisogno di presentazioni, non ha posizione. All'ottava posizione troviamo un profumo che purtroppo al giorno d'oggi se ne parla sempre meno, anzi quasi zero praticamente. Di questo mi dispiace perché è un profumo veramente underrated, sottovalutato. Si tratta di Gucci Made to Measure. Questo profumo è un fresco floreale veramente raffinato. Tanta roba. L'unico difetto, se lo andiamo a vedere, di questo profumo è che sui vestiti non rimane tantissimo. Stiamo comunque parlando di una durata di circa 5 ore, quindi non è male come performance, però sicuramente non è il più persistente della lista. Questo profumo non è soltanto adatto per un ambito lavorativo, ma è anche adatto in altri contesti. Per esempio, per una serata estiva è uno dei migliori. Raffinato, elegante, per esempio come sono vestito io adesso è veramente uno dei migliori. Gucci Made to Measure. Alla decima posizione troviamo Montblanc Individual, uno dei più economici della lista. Che dire di questo profumo?
è un profumo veramente, veramente simile a Creed Original Santal, anche se è uscito prima lui, comunque la somiglianza è con quel profumo, e anche di Yop Om. Una collega mia, una volta, me lo ricordo ancora, mi chiese: ma hai Yop Om addosso? Io semplicemente gli risposi: no, guarda, è Montblanc Individual. Non credo che lo conoscesse, però per farvi capire che Montblanc Individual, Yop Om e Creed Original Santal sono veramente molto molto simili tra di loro. Quali preferisco io? Montblanc Individual e Creed Original Santal. Se volete una versione economica di Creed Original Santal, Montblanc Individual. Sesta posizione troviamo Blue Pour Homme di Bulgari. Questo profumo è uno dei classici praticamente della profumeria commerciale da uomo, è intramontabile, io ancora al giorno d'oggi lo uso in determinati contesti, un profumo molto tranquillo, forse tra i più versatili in commercio, molto molto buono. Se vi dico quando lo sentì la prima volta a cosa assomigliava nella mia mente ovviamente. E avete presente quei beauty case dei bambini piccoli dei neonati? Che insomma all'interno vi si trovano varie cose, il burro d'acqua, altri pannolini. Ragazzi, veramente quell'odore quando aprite il beauty case è molto molto simile a questo profumo. Ma questo non vuol dire che è brutto, anzi, sa di pulito, sa di pulizia. È veramente un profumo interessante, che poi diciamo dallo sprayer emana questo profumo, però poi quando lo si spruzza c'ha un'evoluzione. Tanti dicono che questo profumo sia anche unisex. Nì, nel senso che secondo me comunque le vibes sono mascoline, però io comunque sono abbastanza aperto alle opinioni degli altri. Sinceramente su una donna lo vedo poco, però è ovviamente un mio parere. Blue Pour Homme di Bulgari. Al quinto posto troviamo F Black di Salvatore Ferragamo. Anche lui uno dei più economici. Veramente spettacolare questo profumo, ragazzi. È un dolciastro che non dà fastidio. Veramente uno dei migliori. Forse come odore è uno dei più pungenti della lista, però fidatevi che è piacevole. L'ho messo anche recentemente al lavoro. C'è stato un collega mio, Emilio, che saluto, che si è complimentato con me per questo profumo. Ha detto che era molto buono, e anche un'altra mia collega una volta. Insomma, ho preso complimenti con F-Deck di Salvatore Ferragamo. Se vi piace la Nuit de l'Homme di Yves Saint Laurent, sicuramente vi piacerà anche questo profumo. Se vi piace la Nuit, vi consiglio questo per il lavoro e la Nuit per la sera. Salvatore Ferragamo, F-Black. Quarto posto, Davidoff Cool Water. Non mi soffermerò molto perché ormai ne ho veramente parlato tantissimo di questo profumo. Non vi nascondo che questo lo metto veramente molto spesso per andare al lavoro, e uno dei migliori a livello di persistenza, di odore, di evoluzione. Veramente non c'è nulla da dire. E per tutti coloro che vogliono un profumo dalle vibes un po' retro vintage anni 90, più o meno anni 90, anni 80, secondo me questo fresco, questo profumo fresco è adatto molto molto per le stagioni estive e primaverili. Però non mi nascondo che anche se lo mettete in inverno o in autunno non faccia il suo lavoro. Mi sono dimenticato che di questa lista che vi ho presentato, Thierry Mugler Cologne è adatto per le stagioni primaverili estive come tipologia di profumo. Blue Pour Homme in realtà lo potete mettere quando volete, nella stagione che volete voi, anche se secondo me, come Thierry Mugler Cologne, è adatto più per primavera-estate, così come per Sauvage di Dior.
o dei toilette. Tutti gli altri li potete mettere sia per l'inverno che per l'estate, primavera, insomma, quando volete. Davidoff Cool Water al quarto posto. Terzo posto, Amber Pour Homme di Prada. Quanto è buono, ragazzi, mamma mia. Un saponato spettacolare. Questo profumo, come ho detto già a un mio fan, un mio iscritto, Giuseppe Di Vita, che saluto, mi sembra di entrare in un negozio di candele profumate, saponate, profumate, ha un po' quelle vibes là, però veramente ragazzi, peccato che è un classico e quindi nelle profumerie ormai non si trova più, tipo Sephora o Douglas o altre, insomma, però è veramente una chicca, veramente, veramente buono. Io anche lui indosso molto spesso per andare al lavoro. Prada Amber Pour Homme, se trovate una buona offerta a poco prezzo, veramente vi consiglio Prada Amber Pour Homme. Al terzo posto, secondo posto, Acqua di Gio Profondo. Quanto è buono, ragazzi. Per tutti coloro che amano Acqua di Gio Eau de Toilette, il classicone che conosciamo tutti quanti, consiglio di provare Acqua di Gio Profondo per avere un DNA un po' più moderno. Non vi nascondo che per il contesto ufficio consiglio fortemente anche Acqua di Gio Eau de Toilette classico e anche il profumo per le stagioni invernali, quindi le stagioni fredde. Dovunque andate, andate bene. L'unica cosa è che Acqua di Gio di Toilette non è molto persistente, al contrario di Profondo, che invece, ragazzi, a me almeno dura per tutto il turno lavorativo. Quindi Acqua di Gio Profondo, molto professionale, molto 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 serioso, se vogliamo dire così. Per esempio, con il mio outfit di oggi, molto elegante, ci sta veramente da paura. E siamo arrivati al primo posto in classifica. Questo Prada L'Homme. Ragazzi, non c'è niente da dire, cioè, c'è una delle più alte qualità degli ingredienti che io abbia mai sentito in un profumo. Un profumo così raffinato, così elegante, così delicato, ma non delicato che non si sente, ma delicato all'odore, al naso. Che iris, ragazzi, mamma mia. Beast in performance, veramente. Andiamo ai profumi da menzionare. Allora, Versace Dylan Blue, Bleu de Chanel Eau de Toilette, Burberry For Men, purtroppo non ce l'ho, Armani Code Colonia, uno veramente dei migliori, spero prima o poi di averlo nelle mie mani. E l'ultimo, ragazzi, a tutti quanti coloro che dicono Creed Aventus non si sente dopo 2-3 ore. Ho una giacca
di là che avevo spruzzato appunto Creed Aventus da 2 giorni. Oggi è venerdì, quindi non 2 giorni ma 3. Siccome avevo appeso la giacca dove l'ho spruzzato in corridoio, mi veniva un vibe di appunto Aventus. Ho detto, ma io non l'ho spruzzato oggi. Ho ricollegato tutto. Avevo la giacca appunto appesa sul corridoio, sulla porta. Pensate un po', mi arrivava l'odore di Creed Aventus dopo 3 giorni. Questo vi fa capire che non dura assolutamente 2 ore. E se vi dura 2 o 3 ore, state attenti all'autenticità del vostro prodotto, perché il mio è una bestia. Ultima cosa prima di finire il video, vi volevo dire che ho detto all'inizio che i profumi forti non sono consigliati per un ambiente lavorativo. Ovviamente, se l'ambiente lavorativo è vissuto anche da altre persone, nel momento in cui voi aveste uno studio legale, siete avvocati, quindi avete un vostro studio, o insomma, contesti del genere dove nel vostro studio siete le sole persone, potete tranquillamente mettere tanti profumi forti, per esempio Gucci Guilty Absolute, Tom Ford, quello che volete, insomma, dove non ci sono altre persone che possono essere infastidite dal vostro profumo, potete tranquillamente anche mettere quei profumi là. Però per un ambiente, come dicevo all'inizio del video, vissuto anche da altre persone che vi circondano, ve li sconsiglio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete dubbi, curiosità o domande, tranquillamente lasciatemi un commento qua sotto e sono felice di rispondervi. Vi invito a seguirmi su Instagram perché parlo veramente con tanti di voi e mi fa molto piacere darvi consigli e confrontarci sul mondo dei profumi. Noi ci rivediamo a un prossimo video.